Le chiedo, prima di andarci, le dissero che anche questa volta che sarebbero andati a fare un altro lavoro? Però a questo punto vengono a casa a cercarmi dove andare a portarmi in questo posto. Ci spieghi come? Come andò? Vengono a casa dove andare per forza a lavoro. In questa piazza dove c'era il furgone. Ci spieghi, vennero a casa a cercarla in che senso? Cioè, proprio materialmente, sì, come la ricorda lei? Poi c'è un discorso che devo fare. Ma avevano visto in questa via con una persona, però non successe nulla, con un ragazzo di San Casciano. Prima questa dell'omicidio via, prima di Giogoli l'avevano visto in macchina con un ragazzo. Loro dissero, lui e Pietro, dice, ti sei visto in tal posto così con una persona, però con una persona, con un uomo. Chi era quest'uomo con cui lei era? Questo Fabrizio Bustini. E chi le disse che l'avevano però visto? Però non è successo niente, sto lì, l'hanno vista loro così, però non è arrivata al punto di fare proprio... Eravate insieme in macchina, state facendo qualcosa? Ero fermo lì, l'abbiamo passato e ci abbiamo visto la macchina. Però non avevate avuto un rapporto completo? No, no. E loro gli dissero che l'avevano visto e questo è stato... E dice, se no si vada, allora a quel punto lì fu costretto andare là insieme a lui. Le dissero, o vieni con noi o si racconta questo fatto? O si racconta tutto perché... Sai. E le dissero che c'era da andare a fare un altro lavoretto? Sì. E le dissero dove sarebbero andati? Sì, lì a Giovani. Non c'era il furgone fermo. E quando andaste lì a Giovoli e c'era il furgone, lei fece la stessa operazione, cioè stette a vedere, andò con loro, l'ha già raccontato? No, io lascio la macchina lì vicino quando c'è una specie di osso per sottire la macchina. E lui l'ha detto un po' più in su. Cioè lei rispetto al posto dove era il furgone si fermò prima? Sì, prima, poi me. C'è un verbale sopralluogo, lei la indica. E loro andarono avanti? Andavo passando la piazzola e fermando la macchina più avanti. Entrarono dentro loro con la macchina? No, sopra, sulla strada. Loro rimasero sulla strada? E c'era il furgone lì fermo, vuoto per così in su. Poi dopo un po' io ero fermo alla macchina, mi chiama Pietro e voi giù. E mi mette questa pistola a mano, io non sapevo nemmeno dove farle, non è prato delle destre pistole. Insomma, mi dice di usare, però impaurito mero non mi riesce a dire di cosare, di partire ora. Di però, partire colpi? Di sparare? Sì. Se partivo a che colpo, due, questo... la paura avevo, una tenere appena a mano. Ma il Pacciani era accanto a lei mentre sperava? Sì, poi dopo un po' io me la preso in mano perché vede, non facevo nulla di Dio, la cosa. Rigirò di là e io mi sono sparato di là. Rigirò di là, dalla parte, lei deve spiegarsi un po' meglio. Dalla parte del volante. Dalla parte del volante, invece voi eravate dalla parte io del passeggero. Dalla parte in cui si veniva dalla strada, in giù, così. Ho capito. Però il vetro... sui davanti, sulla parte in dove c'è il volano, c'era metà vetro opaco, metà. Sicché io ho visto una uscita dentro, però ho visto bene le persone, due dentro, non ho visto bene. E sparò lei? E come mi disse di fare così, però non so se l'ho preso o no, questo... Ma lei sparò verso due sagome o verso i vetri? No, verso il vetro, se abbia preso anche lo sportello. Lei le persone dentro, se erano sdraiate, sedute, se ma avevano... Io l'ho viste dopo, quando gli ha aperto lo sportello, uno gli ha fregato un qua, uno là, verso il coso. Cioè erano coricati o seduti? No, uno gli ha portato così da una parte, verso lo sportello. E l'altro? Quando aperto. E quell'altro vostro quell'altro sportello là. Verso il dietro del furgone? No, dalla parte di là, della parte del volano. Dalla parte del furgone dove c'è il volano, ma sì. Dietro o sul posto di guida? No, dalla parte della guida. Dalla parte della guida, sì, ma dico,
nel dietro del furgone o nel davanti del furgone? Nel davanti. Lei ricorda che ce n'erano due. Queste due persone, lei dice, le sembrò erano coricate uno da una parte e uno dall'altra. Lei le vide bene? Sì. Vide se erano, se avevano capelli corti, capelli lunghi? Beh, quando ha fatto lo sportello, uno già aveva capelli lunghi. Quale era dei due che aveva capelli lunghi, lo ricorda? Ma aveva dalla parte dei due volanti. Cioè quello che stava più avanti e l'altro era sul dietro. Quello più avanti aveva i capelli più lunghi. Lei ricorda verso quale parte della parte, lei ha detto del furgone, non del volano, sparò? Se sul davanti o sul dietro del furgone. Io? Sì. No, io davanti al vetro. Sì, davanti al vetro, ho capito, ma rispetto al furgone, dalla parte dello sportello davanti o dalla parte dello sportello no, dietro? No, dallo sportello davanti. Capito. Il Vanni c'era? Sì. E da che parte stava? Della parte di là. Poi quando hanno visto che erano due uomini, dopo hanno aperto lo sportello. Dopo cosa è successo? Dopo ho sentito sparare altri colpi. E chi li sparò? Piero. Il Vanni da che parte era mentre sparavate? No, da una parte, perché se gli spara lui prende anche lui. Ho capito. Quindi era dall'altra parte? Sì, sì, un po' sposto da. Poi dopo abbiamo aperto lo sportello e abbiamo avvicinato ai furgoni. Poi dopo andate a finire di sparare, non so quanti colpi di partito, questo ci sono. Diversi, parecchi. No, 4 o 5, quello. Non posso giudicare preciso avanti. E Vanni cosa fece? Poi gli aprì lo sportello, che era fosse una donna e la aveva quelli lunghi, invece era un uomo. Era tutte e due donne. Chi se ne accorse che erano? Eh? Ve ne accorgeste tutti o se ne accorsero loro? Se ne accorsero loro, e accorse anch'io. Però finché tu non apri lo sportello tu sai se c'è un uomo, una donna o due uomini. Senta una cosa, lei da quelle parti, lì a Giogoli, c'era mai stato prima, nei giorni precedenti? C'aveva un motivo d'andare lì? No, io ci andavo della strada e andavo per trovare una cugina. Non è che ci sia andato preciso il giorno per vedere che fare. C'era passato il giorno prima? C'era passato di lì? Con la sua io macchina. Ci passavo perché la strada va giù, dove ci sta la mia cugina. La sua cugina dove sta? Sta a Scandici. C'è un pianone lungo. Ma lei quel furgone lì, quando passava, se è passato nei giorni prima per andare a sua cugina, l'aveva visto? No, non l'avevo visto. Ma ci si era fermato? No, fermato. E mi fermo perché se c'è un furgone mi fermo io. Io andavo, quando vado in un posto qua diritto, devo andare a trovare la persona e basta, non mi fermo io. Non si era fermato lì a vedere il furgone? No. Lei ricorda se in quei giorni precedenti l'omicidio era andato da questa sua cugina? Sì, c'è andato, però il giorno preciso non posso dire perché non mi ricordo per bene. Ho capito. Se direi mattina o di sera non mi ricordo. Ma lei ci può essere, se lo ricorda, passato il giorno prima dell'omicidio? Ma è questo un... Non mi posso ricordare. Può essere, ci andava spesso da sua cugina o? No, non è che ci andavi spesso. In un anno ci poteva andare due volte, non è detto. Quindi lei non sa dire se quella volta lì che poi successe che l'omicidio, lei il giorno prima era passato di lì. Ma questo non mi ricordo. Può essere che ci sia passato. Può darsi ci sia passato, però io il furgone non l'ho visto. Il furgone non l'ha visto. Ok. Però è la strada che va giù dalla mia cugina, se non c'è altre strade che lo passo. Passava di lì. Ci sono anche altre strade, dal Galluzzo, però... Lei passava di lì. Era più corta passando di là.